Buongiorno a tutti, io sono Boato Leonardo e sto frequentando il corso di PLC tenuto dall'ingegnere Marco Gottardo in via Andorra 22 a Padova, in zona industriale. Quest'oggi abbiamo fatto un nuovo progetto dove abbiamo usato questo lettore di codici a barre per leggere i codici di alcuni prodotti e riportarli su un primo PLC come sfondo. Questo è inteso come un probabile PLC presente sulla cassa dove visualizza il prodotto. Dopodiché, sì, scusate, lo schermo HMI. Dopodiché, il primo PLC comunica con il secondo che va a processare i dati e qui ci sono i contatori di quanti prodotti sono stati venduti o passati, diciamo, alla cassa. Vabbè, i contatori sono già accesi perché abbiamo appena fatto delle prove. Ma come possiamo vedere, il programma funziona. Possiamo scannerizzare questo logo, questo PLC logo. Come si può vedere, sullo schermo viene riportato prima di tutto il codice a barre e dopodiché anche l'oggetto. Possiamo passare anche a questo mini PC dell'Android. Come si può vedere, il programma funziona e riporta anche il PC. Si può fare anche con la nostra mascotte Peekaboo. Solo se il codice a barre. Scusate, ma ok, perfetto. Il codice a barre non funziona bene su questa mascotte. E anche con i due libri scritti da Marco, quello professionale e quello avanzato. Come si può vedere, vengono riportati entrambi. Il codice è questo. Prima di tutto, abbiamo usato la funzione di comparazione uguale uguale per far cambiare lo schermo in base all'oggetto scannerizzato. Questo dovrebbe essere il codice a barre di ogni oggetto, come potete vedere. Dopodiché, con la funzione put, siamo riusciti a far comunicare i due PLC usando quindi un send e un address, e con questo i due PLC hanno, cioè il PLC 1 manda i dati al PLC 2 che poi vengono processati nel secondo PLC e vengono visualizzati come contatori sul secondo schermo. E questo è tutto, grazie all'ingegnere Marco per avermi insegnato tutto ciò e ci si vede al Grazie a prossimo te video. Leonardo, grazie per la tua performance.